Gabriel la capra. Sicuro di stare bene, amico? Sì, grazie. Mi sono solo spaventato un po'. Ma che cos'è questo rumore? Ciao, io sono Summer. Non ti ho mai visto prima qui alla fattoria. Perché nessuno mi fa dare una mano con le attività della fattoria. Davvero? E perché no? Gabriel, ha l'abitudine di combinare pasticci alla fattoria. Ma non è vero! Beh, ricordi quando hai distrutto il recinto delle pecore e sono scappate tutte via? Quello è stato un incidente. E quella volta che hai spaccato il fienile a metà? Ok, ok. Qualche volta ho sbagliato, ma questo non vuol dire che devo essere escluso. Non è giusto. Il cliente se ne sta andando! Mi dispiace, ragazzi, ma mastico lattine di metallo quando sono triste. E ora sono triste. Ma cosa penso, Gabriel? Non è giusto che tu venga escluso. E io ti aiuterò a rimediare. Dici davvero? Io vorrei solo far parte della squadra. Grazie, Summer. Tutti sono bravi in qualcosa. Dobbiamo solo scoprire in cosa sei bravo tu. E ora, forza! Andiamo di corsa al lotto! Questo è il mio bellissimo orto, Gabriel. Mi ci vorrebbe giusto un aiutante. Non faccio che spostare cose tutto il giorno. Come questi vasi, da qui a lì. Ottimo! Posso spostarli io per te! Gabriel, sta attento! Ho sbagliato! Mi dispiace, Pico. Credo di aver fatto un altro pasticcio. Magari andrà meglio se sposti questo terriccio. Ops, devo aver sbagliato di nuovo. Nessun problema. Scusa, Gabriel, forse dobbiamo continuare a cercare. Todd sta riparando la recinzione. Forse Gabriel può essere utile per un lavoro così. Riparare la recinzione. Certo, Summer. Ti servirà un martello. Grazie, Todd. Ma per riparare il recinto avrò bisogno di metallo. Ecco, è più resistente di prima. Ottimo lavoro, Gabriel. Forse è proprio in questo che sei bravo. Devo solo stringerlo un po' di più. Il recinto ha ceduto. Sarà un gioco da ragazzi per la volpe entrare nel pollaio. Ops. Mi dispiace, Todd. Vado a prendere dei pali di ricambio. È l'ora della pappa. Forza, pulcini, andiamo. Finalmente pensavo di aver trovato una maniera per dare una mano. A quanto pare invece sarò escluso dalla fattoria per sempre. Io credo in te, Gabriel. So che fino ad ora non è andata bene, ma ricorda, per ogni problema esiste una soluzione. Aiuto! Le nostre uova sono sparite! Il pelo che ho sul collo si rizza sempre quando nei paraggi c'è un cattivo in agguato. Un cattivo? E dove? Lascia che me ne occupi io, Summer. C'è una volpe nascosta nel pollaio. È lei che ha rubato le uova. Devo fermare la volpe prima che scappi via. Ma Gabriel, non c'è nessuna traccia di volpe qui. Tu non mi sfuggirai. E tu non riuscirai a prendermi. Woo!
questa volta. La prossima volta compra le uova al mercato come fanno tutti quanti. Gabriel, sei stato incredibile! Sapevi dove si nascondeva Beppe? Sei stato davvero d'aiuto! Cos'è successo? Gabriel ha azzuffato la volpe e ha recuperato le uova. È stato bravissimo e mi ha fatto venire un'idea. Gabriel, ora tieni gli occhi ben aperti, come abbiamo detto. Ti senti ancora escluso e hai voglia di masticare una lattina? Grazie, Summer, ma ora sono una parte importante della fattoria. Non sono più triste. Sono il poliziotto della fattoria. Summer, passami la lattina. Mi è venuta un'idea. Vorrei acquistare queste uova, per favore, Doris. Grazie, torna presto, Pepper. Sì, sì. Te l'avevo detto, Gabriel. Nessuno deve essere escluso e tutti quanti sono bravi in qualcosa. Ottimo lavoro, amici. E adesso pronti per...